Questo è il percorso rosso del Parco Avventura Corvara, in Trentino Alto Adige. Vado! Partiamo ovviamente dal primo cartellino e iniziamo il percorso guidato. Siamo sempre in sicurezza e come vedrete un lucchettone su due mi garantirà sicurezza in caso di emergenza. La GoPro è situata sul caschetto di protezione, ogni tanto, solo per una mia sicurezza in più, interromperò il video. Stanno alpeggiando, va? Nonostante ciò, a partire da ora arriveremo fino a 25 metri di altezza, per poi lasciarsi andare tramite una fune. Il breve pezzetto di video sfocato iniziale riguardava proprio quello. I primi ostacoli da superare sono per riscaldamento. Più in avanti, tra qualche secondo, lo sforzo fisico e la difficoltà aumenteranno. La tecnica per procedere è molto semplice. Uno dei due lucchettoni deve essere sempre attaccato al cavo in acciaio che ci perseguiterà per tutto il percorso. Mi libero la strada da un padre e il figlio per garantirmi libertà completa durante il percorso. Vado io? Sì. Ok, grazie. Eccoci, si può considerare iniziata la nostra esperienza di gioco, con semplici tronchi da passare. L'altezza, man mano che andiamo avanti, inizia ad aumentare. Non so cosa mi aspetta davanti, infatti ogni ostacolo prima di affrontarlo va osservato. Mamma mia! Ecco riniziata la nostra avventura, con questa sedia scorrevole che ci porta nella seconda parte, quella che forse ci richiederà più sforzo fisico di tutte. Sembrerebbe facile, ma con il fatto dell'altezza e quei ganci che si continuavano a muovere, sembrava impossibile proseguire. Ragazzi.
Le gambe iniziano ad andare e le braccia rimangono al punto di partenza, quindi decido di ripartire. Ciao! Fune, un paio di risate e via. E ora stessa cosa, ma senza fune. E ora una scala a chiocciola su questo alto e robusto albero ci farà arrivare a 25 metri circa di altezza per il grande salto finale. Grrrr.